di Salerno, quella a Piazza San Francesco. Per quale motivo? Perché abbiamo una struttura carente sotto tutti i punti di vista. Ogni piano ha un bagno che è inagibile, che non può essere usato, e i ragazzi ogni volta devono salire o al piano di sopra o devono scendere giù. E noi ogni giorno veniamo sgridati dai professori perché facciamo questo e perché impieghiamo troppo tempo ad andare in bagno. Dobbiamo salire e passare da un piano all'altro. Sì, dobbiamo passare da un piano all'altro. Ovviamente non è colpa nostra se il bagno è inagibile. Poi la palestra a piano terra, che noi chiamiamo appunto le catacombe. Per quale motivo le catacombe? Non perché siamo religiosi oppure altre cose, perché è veramente una catacomba. Noi non possiamo stare lì sotto, se ne cadono calcinacci, i muri si sgretolano, noi li tocchiamo, vero, si sgretolano i muri. Cadono al semplice contatto, sì. I ferri che escono da dentro i muri, i ferri quelli che mantengono i pilastri portanti escono da dentro i muri. E abbiamo uno spazio enorme. Anche al primo piano, soffitti che cadono, sì, in aule. Terzo piano ci piove su, ci piove dentro. Piove dentro il terzo piano, ma questa è una cosa inconcepibile e per questo siamo qui in piazza a protestare. E poi ci sono vere e proprie aule che stanno ai piani superiori che non vengono proprio utilizzate, mentre altre invece dove siamo noi cadono a pezzi. Ora stiamo protestando. E inoltre ci tengo ad aggiungere, abbiamo dei laboratori di chimica, di fisica, che sono uno splendore, ma vengono lasciati, abbandonati, sporchi e non vengono usati.